Alla fine gara della partita di Multiple Object Robbery, siamo con il mister Maurizio Loturco. Un pareggio che ti soddisfa? In parte sì, ci soddisfa ampiamente, diciamo. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio, scusate, sul 4-1. I miei ragazzi non è che hanno disputato una buona gara nel primo tempo, perché non mantenevano le posizioni e non seguivano le posizioni che io gli avevo dato. Comunque poi nel secondo tempo si sono messi su e abbiamo disputato, secondo me, un'ottima gara, anche se il pareggio ci sta un po' stretto, però va bene così, va bene così. Possiamo dire che nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, c'è stato un Merlino Pavassori Show. Sì, lo possiamo dire. Diciamo che Giovanni Merlino, per niente, è figlio d'arte, così lo chiamiamo, è stato molto, molto bravo a fare quelle conclusioni che lui ha fatto. Se non sbaglio, è il Comunque primo. tutta la squadra Sì. è. Se non sbaglio, è il primo pareggio che fate, cioè, fuori Sì, casa, questo è il no? primo pareggio che facciamo fuori casa, sì. Il vostro campionato da quando è iniziato? Allora, Perché cioè diciamo che all'inizio del campionato ancora non eravate in organico pieno. no, all'inizio campionato no, anche perché, ripeto, la società Robro quest'anno è la prima volta che disputa un campionato di calcio a 5, quindi tanti ragazzi non hanno mai giocato questo tipo di calcio a 5, quindi non conoscono le regole, non conoscono i movimenti da fare, quindi sono soddisfatto. Il campionato, già diciamo che da adesso siamo già con l'organico siamo a buon punto, anche se abbiamo molti infortunati anche con la prima rosa, diciamo. E un tema che è dolente della partita, di quello che ho potuto vedere, è stato l'arbitro. Mi dispiace dirlo, mi dispiace ripetere sempre le stesse cose. I ragazzi, ambo le squadre sono state tutte e due, secondo me, corretti, anche se sbagli ci sono. E l'arbitro anche la stessa cosa, può sbagliare, questo è cioè, umano, sbagliamo tutti. Però secondo me certe volte ci mandano degli arbitri che, non so, non voglio definire, non voglio dire la. La tua squadra è abbastanza giovane, ho visto Sì, che quindi tutti sono tutti 97, giovani, quindi hai 98. tanto da lavorare, quindi Sì. un anno in cui getterai le basi per la Per prossima 8 anni, stagione. esatto, questo è stato, mi hai tolto proprio la parola dalla bocca. Questo è un campionato, diciamo, stiamo provando questi ragazzi per mettere base per un altro anno, hai detto bene. Parla forte. Allora, siamo alla fine della gara Multi Project Robro del campionato di serie D di calcio a 5. Siamo con uno dei protagonisti della giornata, Cristian Muscolino, che è anche il neo acquisto della società. Hai esordito con una tripletta. Sì, grazie. Ho fatto una tripletta. Non è servita granché perché il risultato è finito in parità. Siamo andati al riposo 4-1 in vantaggio. Nel secondo tempo, Avete subito la rimonta della Robro? esatto, abbiamo subito la rimonta della Robur, merito loro e forse anche un po' mancata esperienza da parte nostra, Cioè, sicuramente. quando hai fatto un minuto alla fine della gara, il punteggio di 4 a 4, tiro libero per la Multiproject, dal dischetto cioè vai tu, Cristian Muscolino, e che emozione, cioè, era un compito arduo, cioè, segnare, non segnare, portare la squadra in vantaggio e anche una prima vittoria per la Multiproject. Una bella botta di adrenalina, diciamo così. Ho fatto il gol fortunatamente, però E quando hai visto che la palla era in rete? detto ce l'abbiamo fatta, cioè, vinciamo in casa perché ancora in E casa. tu sei un giocatore che hai giocato sempre al calcio a 11, nella Forza Croce Fine, Sant'Alessio, eccetera, cioè, come mai questa scelta del calcio a 5 adesso? Perché diciamo perché un po' non ho più voglia, fra virgolette, di giocare a calcio ad 11 e poi perché comunque conoscendo Roberto mi ha proposto di giocare con lui e siccome il progetto è abbastanza, secondo me, bello, cioè ho deciso di giocare con lui a calcio a 5. Okay.